si è sempre integrata nel territorio. Noi lavoriamo per il territorio, sul territorio, e abbiamo come motto servire al di sopra di ogni interesse personale. Facciamo opinione, siamo soprattutto un club di opinione che cerchiamo con le nostre idee e con i nostri soci di creare opinioni nella città, di promuovere iniziative. C'è da dire che il Rotary dobbiamo un momento suddividere su quello che facciamo a livello cittadino e su quello che facciamo a livello internazionale, nazionale ed internazionale, perché il Rotary è costituito nel mondo da circa 1.200.000 soci. Tenga presente che è diffuso in tutto il mondo e abbiamo un organismo che è il Rotary Internazionale che ci permette di creare dei progetti che fanno rete. La Polio Plus è uno dei progetti nostri più importanti con cui abbiamo eradicato la polio quasi dal mondo, sono rimasti pochi focolai. Per quanto ci riguarda, noi abbiamo due progetti a livello internazionale a cui tengo in modo particolare. Allora, diciamo, abbiamo a Guru in Uganda, insieme all'Università di Napoli, aiutato a crescere e a creare un'altra facoltà di medicina, dove abbiamo anche aiutato a costruire degli ambulatori e i primi laureati dell'Università di Gulu sono stati ospiti a Salerno. Poi, recentemente, abbiamo un altro programma di respiro internazionale che è stato quello di aiutare i ragazzi della comunità Emmanuel, delle dipendenze che sopra Eboli, dove abbiamo creato le basi per dare loro un lavoro autonomo, acquistando delle piante, acquistando dei macchinari per produrre olio, oltretutto creando un sistema a biomasse per permettergli riscaldamento, energia a costo zero. Sono programmi triennali che si sono potuti sviluppare grazie al Rotary Internazionale, dove abbiamo avuto dei grossi finanziamenti, perché chiaramente sono delle spese che noi da solo non potremmo supportare, perché tutto quello che noi facciamo è dato dai nostri contributi o dalle sponsorizzazioni. È da ricordare che non tutti sanno che il Rotary ha un seggio permanente all'ONU. Questa è una cosa a cui tenevo a dire. Mi dica tutto. Nulla di particolare, nulla di particolare. Esatto, diciamo il volume che è stato curato dal nostro past Vittorio Salemme è un volume che racconta un po' i nostri 70 anni. Tenete presente che poi la storia del Rotary si intreccia molto con quella della città. Per esempio il nostro primo presidente è stato Prudente, bene, che è stato praticamente un industriale moliero. Poi abbiamo avuto Primo Baratta, Michele Scozio, Mario Parrilli. È la storia di Salerno, che si intreccia con la storia del club storico di Salerno, il Rotary 1949. Poi per quanto riguarda gli altri progetti ne abbiamo fatti tanti, tantissimi. Posso ricordare, ecco per esempio quest'anno sotto il mio anno, permettetemi, abbiamo donato a Salerno una targa commemorativa del Polo Manfredi, che era presente nell'abside del Duomo, dove praticamente si ricorda la costruzione del molo Manfredi da parte di Giovanni da Procida, l'aiuto di Giovanni da Procida. Vorremmo dare un impulso alla Fiera di San Matteo, antica fiera salernitana. Poi abbiamo fatto tanti progetti come campi di calcio per i meno abbienti, la mensa dei poveri, a cui normalmente doniamo attraverso un progetto di recupero di cibi, eccetera, tantissimo, oppure la Pia Casa di Ricovero, dove svolgiamo tantissime attività, ma questo per dire le cose un po' più così. Poi ogni presidente chiaramente si è contraddistinto e nel libro, in questi 70 anni, troverete tutti i progetti che il Rotary di Salerno ha fatto per la città. L'amministrazione comunale di Salerno guarda con attenzione e con interesse a un evento importante, i 70 anni del Rotary Club Salerno. Per un'associazione di servizio come il Rotary, famoso in tutto il mondo, è un risultato importante. Per l'amministrazione sapere di avere accanto associazioni che monitorano la città continuamente, guardano ad essa con interesse e provano anche a integrare servizi, funzioni dell'amministrazione e un conforto. Auguri a Rotary per lunghi anni ancora con l'amministrazione. Ho avuto questa opportunità, di cui sono grato al Presidente per avermi incaricato di questo lavoro, e d'altra parte in qualche maniera, diciamo, si
forse potevo farlo soltanto io, perché io sono anche, diciamo così, il responsabile dell'archivio del Rotary Club Salerno, perché il nostro club ha il privilegio, è uno dei pochi in Italia ad avere un archivio del proprio, del materiale prodotto nel corso di tutti gli anni. E quindi attingendo a questo materiale ho potuto ricostruire tutte le vicende, tutte le fasi precedenti di questi 70 anni di storia. Difficile dirlo, è chiaro, però qual è stata questa, la mission più importante di 70 anni? Una su tutte. Beh, diciamo di quello di essere presente nella comunità e locale e provinciale e quindi testimoniando attraverso, diciamo così, la propria partecipazione a tanti episodi di solidarietà, che è quello, insomma, è una delle attività che contraddistingue il Rotary in tutto il mondo.